Ora, quella volta parlo di vaccino, cioè io dovrò farlo. Non trovo sensato che uno che abbia contratto una malattia debba fare un vaccino relativo alla malattia medesima, ma queste sono le normative. Poi chiaramente la scuola pretende che io abbia il Green Pass, e il Green Pass è subordinato all'assunzione, all'essere vaccinati. Mi vedete dietro questa pianta di Ficus Benjamin, perché ho fatto un ritratto di me stesso, così in preda a un Ficus Beniamino. Non lo so se risulta attendibile come ritratto, vabbè. È un ritratto dove io mi trasformo in un ficus beniamino, comunque c'ho una relazione, mi faccio vegetale, il tema mi faccio vegetale che attraversa un po' tutta la mia produzione artistica. Ora però questo vaccino ovviamente a me non mi lascia tranquillo e quindi devo elaborare un'operazione di, come dire, assunzione di normalità rispetto al stare in questo contesto del vaccinando. Quindi, come sempre, nella mia strategia di sopravvivenza, ciò che mi salva dalle paure, ciò che, a cui ricorro, che mi dà superpoteri, no? In fondo i supereroi sono supereroi, anche se pensi a quella Marvel, perché hanno delle bellissime maschere, c'è cioè l'uomo ragno, quali superpoteri ha? Cioè, ma chi se ne frega, ci interessa che ha questa meravigliosa maschera rossa con tutte le ragnatele. In realtà poi alla fine i superpoteri si riducono alle maschere, pensa a Thor con queste ali. Insomma, alla fine, no? È la dimensione dell'assumere un'altra identità, il superpotere, cioè avere un potere rispetto al quale puoi superare te stesso. E la maschera è una procedura di superazione, di superamento o di se stesso, proprio perché sta sulla superficie del corpo, ci sta sopra e quindi anche proprio fisicamente lo supera. Allora, per il vaccino avevo pensato, visto che appunto c'è il tema dell'immunità di gregge e poi c'è il tema dell'andarchino, vacchino, vacchino, perché vaccino? Deve essere anche vacchino, da vacca. E quindi vacchino, noi andiamo chini rispetto a questa possibilità, siamo anche capri espiatori, espiatori, come si sta lì come espiatori, attori, soprattutto attori. Allora l'idea era quella di munirsi di un mascheramento, appunto, invece che vaccino ovino, cioè farsi membro del gregge. Sarebbe interessante, appunto, arrivare in questa fila, perché c'è tutta questa fila. Io c'ero stato con la volontà di farmi vaccinare subito, il prima possibile, ma questa possibilità non è agibile, cioè uno deve fare la prenotazione online e poi stampare dei fogli, insomma deve fare delle cose molto, 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 per me assolutamente noiose e inquietanti. Tutto ciò che riguarda, che pertiene l'uso del computer, la ricevuta, il ricevimento di un feedback sul telefono, codice che deve essere successivamente inserito, insomma una rottura de parde, de parde. Allora pensavo di mettere intanto questo bel giacchetto peloso, un po' da capro, e tagliare qui una zona per poter fare e mettere il vaccino. Me lo infilo subito, non voglio perdere altro tempo. Vi faccio vedere più o meno la mise en scène, l'ancienne mise. Allora, poi infilo l'altra manica, dovrò poi, come dire, fare un'apertura perché si possa, un pertugio attraverso il quale io possa
naturalmente, quindi questo già che mi dà un certo prestigio estetico, no? Vedi, così assolutamente c'est prestigieuse. Poi naturalmente anche i soliti zampini, gli zampini ci vogliono perché lo zampino rende possibile lo scalpitare, la paura dell'animale in fila, quindi lo zampino del capretto, del capro, è spiatore, come spia questo attore, spia quello che accade, poi in fondo, no? Come noi si è sottoposti a sperimentazione scientifica, io posso portare avanti invece il mio esperimento artistico, naturalmente, l'esperimento estetico, aestetico, da vero espiatore. E poi, alla fine, come colpo così di scena conclusivo, ora mi ammazzo perché qui c'è un sacco di roba, ho una testa d'ariete. Un vello per la mia testa con corna annesse, me lo vado a mettere, eccomi, voilà, con delle belle orecchie, eccomi, io penso che questo potrebbe essere un look molto adatto per assumere il vaccino. Per quanto riguarda il giù, credo di lasciarmi dei pantaloncini e così delle scarpe a tennis, ma su potrei andare così, così, poverino, qui ci voglio fare un buco in maniera che ci possa entrare la siringa vaccinica e su mi lascio questa bella maschera da capro espiatore, ecco, perché le paure io le elaboro, d'altra parte io le elaboro attraverso, ognuno ha le sue terapie, io faccio la mascheroterapia, sono un po' così della Repubblica di Venezia, quando ci sono situazioni critiche in corso, sfodero una bella maschera e riequilibro, che è un assessment in relazione al contesto, mi riassesto rispetto al contesto con una maschera adeguata, quindi io penso di andare lì così, molto elegante, dico sì, fatemi pure questo vaccino. Io ho paura, ho bisogno delle mie mascherine per stare bene. Come farò a farmi le riprese da solo così? Devo appoggiare questa cosa da qualche parte, non sarà facile. Non sarà per niente facile, ci vorrebbe qualcuno che mi facesse le riprese, ma tanto è tutto un lavorio di selfie e quindi intanto vi faccio le prime, vi vedete, no? In fila, poi arrivo lì, ma lei, ah, sa, è terapeutico, poi dobbiamo fare l'immunità di gregge, quindi mi sembra giusto essere qui nel ruolo di un membro del gregge, sono il capo espiatorio, è la dimensione attoriale, che mi sa, d'altra parte ognuno va con l'outfit che più ritiene opportuno, ecco, da sempre la maschera è un superpotere, ve l'ho già detto, cioè, quali sono i superpoteri dei supereroi? Il fatto di mettersi la maschera che sta sopra, quindi supera il potere della faccia, no? Così nuda, il superpotere è per l'appunto il potere di mascheramento che la maschera mette in atto e che supera la nudità. D'altra parte noi non ci abbiamo peli, o pochi, quindi abbiamo bisogno di vestiti, anche tutti i vestiti sono ovviamente maschere, ma queste più specificatamente, più dichiaratamente, poi ogni contesto, ogni luogo, la propria giusta maschera, ecco, capro espiatore funzionalizzato all'immunità di gregge. Ecco, domani andrò così, naturalmente.